Comes the music. Electric Lara. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Salute Electric Lore, ma questa sera parte così a bomba con i volumi alti. Adesso abbasso un attimo così si sente anche la nostra voce. Ci sentiamo. Ciao Erika. Ciao Andrea. Come va? Io bene. Io sono carico. Sì, dai, siamo mancati per una puntata. Sì, vabbè, quindi, la settimana scorsa ci siamo persi. Quindi adesso siamo il doppio più carichi. Assolutamente, questa sera sarà una puntata esplosiva, proprio perché faremo il lancio di un album che è uscito oggi per la Beat Machine Records, etichetta di Milano, che è già passata per la nostra trasmissione con il primo album. E adesso appunto hanno fatto la seconda release, sempre un 7 pollici in uscita sia in digitale che su vinile. È il secondo. Abbiamo sentito appunto la prima traccia di quest'album meraviglioso. La traccia che abbiamo appena ascoltato è di Lynch Kingsley. Fa, come avete ascoltato, electronic, bass, jungle, un miscuglio di robe. E che dire più?
Vuoi dire qualcosa, Erika? Beh, no, io mi stavo concentrando sul sottofondo per capire tutte queste influenze. No, questa traccia qui l'avevo messa giusto per fare un passaggio tra un brano e l'altro, perché come nostro solito noi abbiamo degli ospiti in studio, che ovviamente dopo presenteremo, perché partirà il loro live e faremo delle chiacchiere con loro. Comunque, seconda uscita, è uscita proprio oggi, e quindi poi noi faremo tutto il nostro percorso di informazioni per quanto riguarda l'uscita di questo album, scrivendo le chicche appunto che riguardano gli artisti, i produttori, i remix e quant'altro. La cosa che mi premeva dire di quest'album è che loro stanno seguendo tutta una filosofia per l'uscita in 7 pollici, quindi fantastico. Tra l'altro Andrea mi ha mandato delle copie a casa da ascoltare, io sono felicissimo. Sei strafelice, di ciao. Certo, mi è arrivato il pacco, ero felicissimo, cioè sono arrivato a casa come bambino e l'ho aperto neanche fosse Natale e siamo a Pasqua. Che dire più? Radio Città del Capo, Electric Lorem, e il salotto può iniziare. Torniamo in studio, sempre il salotto di Electric Lorem, Radio Città del Capo. Che dire? In sottofondo è appena partito il live degli ospiti che abbiamo in studio questa sera, che sveleremo magari fra un po'. Iniziamo a introdurre comunque la musica. Iniziamo a introdurre la musica, assolutamente. Mm-hmm. Quello che volevo dire è che questo sabato Electric Lorem è stata ospitata a una festa al Cassero. Ci sarà
questa festa organizzata dalla Roboterie. Ci saranno un sacco di artisti, quindi chi volesse festeggiare la Pasqua con noi è La benvenuto. vigilia di La Pasqua. vigilia di Pasqua con noi è benvenuto. Ci sono un sacco di artisti, molti che sono qui a Bologna, appunto, tra cui Bad Bass, Bootstrap, Faggio, Opposite, che è venuto anche in una delle nostre trasmissioni, abbiamo fatto ascoltare un bel po' di tempo fa. Quindi sarà tipo una reunion Sì, per festeggiare o per anticipare un po' la Pasqua, dai. per anticipare quella Pasqua. Tra l'altro, poi tutto questo andrà a finire in un after che si chiamerà le colazioni elettroniche, dove appunto festeggeremo la Esa, Pasqua. quella vera e propria quando si arriva domenica. Assolutamente, Tutto con free entry fino a mezzanotte, quindi approfittatene anche di questa cosa, no? Libera entrata fino a mezzanotte. Niente, quello che volevo dire è che sono appena arrivato dal Main Sound, ho visto il live di Tabarge. Mi senti basso, Erika? Sì. Certo, È perché è come se volessi parlare con te in no, questo fai come me, momento. guarda, io mi appiccico praticamente Mi appiccico attaccato. anch'io con una Dai, guancia, appiccicati, così vai. ti guardo in faccia. Ho ascoltato il live di Tabarge per la prima volta in live, appunto, devo dire, niente Ti è male. piaciuto? Ma infatti, guarda, sarei venuta troppo volentieri a sentire Niente gli male, è Almin stata veramente la Sound. prima volta, è stata una bella esperienza e sicuramente andrò a riascoltarlo. Anche lui è venuto in studio da noi, Sì, no, siamo fatti una infatti. super chiacchierata, però ero curioso appunto di sapere e di capire come lavorava, perché lui ci raccontava appunto che lavorava con tutte le macchinette, Esatto. pedali, effettiere, robe del genere. In realtà è così. Ed è quindi super interessante il live. Infatti mi Sì. incuriosiva anche a me, cavolo. Sì. Boh, lasciamo i numeri per chi ci volesse chiamare. Sì, allora per un WhatsApp che è sempre molto gradito potete scriverci al 348-7649-289. Oppure anche una chiamata, diciamo, nel momento in cui volete interagire con noi o con i nostri ospiti, potete farlo allo 051-24-1910. Oppure? Altrimenti l'email, ma nel senso, Sì, vabbè, se siete in macchina, dai, ragazzi, siete in non scrivete macchina. l'email, mandateci un messaggio, Esatto, però è chiamateci. diretta at radiocittadelcapo.it. Esatto. Però chiamateci, scriveteci, fate quello che volete, chiedete agli artisti, fate delle domande. Noi abbiamo degli ospiti in studio questa sera, quindi sarà una bella chiacchierata, una bella conversazione, ci divertiremo. Loro erano un po' agitati quando siamo arrivati, o forse ero agitato io perché avevo loro in studio, Eravamo no? tutti agitati, no? Quindi Sì. comunque con questo bicchiere di vino sta aiutando, devo dire. Bene, facciamo ascoltare un po' del loro live, Sì. così capiamo un attimino anche di chi stiamo parlando, di cosa stiamo parlando, poi sveleremo i loro nomi, va A bene? tra poco. Grazie.
Ritorniamo in studio, salotto di Electric Lorem. E su questo suono quasi angelico direi che possiamo presentare gli artisti. Sì, anche perché immagino che siete veramente curiosi di capire che c'è dietro questo acquario. E stasera sono felice di dire acquario perché noto moltissime, come dire, quasi coincidenze, no? Con quella che è il vostro assetto marino. Adesso magari presentandosi capirà un po' meglio, perché qui abbiamo a che fare con un duo, diciamo di base a Bologna, che si è fondato nel 2014 ed è un progetto, quindi di matrice elettronica, che nasce dall'esigenza di trovare un incrocio tra, ora lo andrò a spiegare, tra questo che the noise, ovvero questa, diciamo, banchina, questo marciapiede, questo incontro, comunque banchina ha molto a che fare con il mare, no? Quindi con le onde, the noise, quindi di rumori di sottofondo che si possono incrociare. Ed è un progetto molto interessante perché anche data l'uscita del loro album Echo Sounder, che comunque ha a che fare molto con quello che è il riflesso delle onde sonore attraverso l'acqua, attraverso le onde che si riflettono poi sul fondale marino e poi ritornano, no? Questo è molto interessante e spazia dall'ambient al post-rock, tantissime influenze anche post-rock, e io direi che sono molto curiosa di andarvi a scoprire. Guarda, io apro i microfoni così loro possono dire qualcosa. Noi ci siamo, sì. Ciao ragazzi, ci sentiamo. Grazie a voi per l'invito. Grazie. Io praticamente ho fatto parlare Erika perché avevo la pelle d'oca, perché ha spiegato perfettamente quello che è il vostro progetto. Sì, che probabilmente noi non riusciremo mai a spiegare. Ma neanche così io, cioè io ho provato in tutti i modi a prepararmi a casa per cercare di spiegare quanto meglio possibile quello che è il vostro progetto, ma Erika è riuscita in 2 minuti a racchiudere realmente quello che comunque voi fate. Che sì. The Noise, voi siete a Bologna, ma in realtà venite da Potenza. Sì, sì, esatto. Matteo, in sì. realtà, è Pale. Pale, sì. Che sarebbe Pasquale. Pasquale, mio nome. Dai, siamo anche in tema, quasi. Ci avviciniamo, quindi. Battutona, è vero, no, ma le mie freddure sono le migliori. Per evitare, dopo i brividi di prima mi sono venuti gli altri brividi proprio dietro al collo adesso. Niente ragazzi, volete raccontarci un po' il vostro progetto, il vostro percorso, come vi siete conosciuti, avete deciso di unirvi e creare questo progetto nel 2014? Sì. Come mai? Diciamo che questo progetto nasce formalmente nel 2014 come Che Do Noise, ma noi ci conosciamo, abbiamo avuto già modo di parlarne prima da una vita, abbiamo iniziato appunto a suonare a Potenza genere punk, eravamo dei ragazzotti scanzonati, un po' squinternati anche. Sì, un po' squinternati, degli ubriaconi, ecco, nati e cresciuti in una realtà provinciale abbastanza ubriaconi. Continua. Continuate, bravi. Continuiamo. Stiamo bevendo del buon vino con i nostri intervistatori cari. Ok. Dunque, nasciamo in questa situazione abbastanza disagiato, almeno a noi piace metterla così, raccontarla così. Immaginate una Potenza, una città del sud Italia, provinciale, in montagna, piovosa, nebbiosa, ecco. Non c'è un però cazzo da fare come... con una faccia post-sovietica, diciamo. Sì, no, siamo divertiti c'è a parlare... molto cemento, molto sì. grigio. Questa cementificazione imperante, no? L'idea. Certo. E noi facevamo punk, eravamo un po' affascinati dai vari Giovanni Lindo Ferretti, CCCP, per restare in tema nazionale, piuttosto che magari influenze, insomma, grunge, piuttosto che punk, British punk, punk americano, insomma, facevamo quello che immagino fanno molti ragazzi cresciuti in realtà del genere, strimpellano. Certo. Strimpellavamo, io suonavo il basso, lui la batteria, per cui ci divertivamo così a suonare in un garage. La nostra sala prova, infatti, era, è curiosa questa cosa, era un box di un parcheggio auto. Sì, noi abbiamo lanciato questa che poi si è rivelata una moda a Potenza, di fittare dei box in un parcheggio auto, per cui facevamo un baccano in questi box. No, adesso spiegami, box in parcheggio auto e il box auto, garage. Esatto, però okay. Un box per cui però c'entrava solo una mano. Ok. Di un parcheggio più grande. Okay. È molto americana questa cosa. È molto americana. È molto garage. Sì, no. Però l'America è anche qui da noi, insomma, noi o Unione Sovietica, vogliamo, insomma, rimaniamo America in tema di guerra fredda, certo, insomma, siamo lì. Per cui abbiamo iniziato così col punk a poi divertirci, pochino, poi sì, verso i 16-17 anni, con un po' più di maturità abbiamo elaborato delle sonorità
leggermente più complesse. Abbiamo studiato un po' di musica, io basso, lui batteria, per cui le prospettive si ampliano e giustamente anche la musica prende delle forme, delle pieghe inaspettate. E quindi abbiamo iniziato a fare dei tentativi di post rock. Suonavamo, insomma, abbiamo provato a suonare con due bassi, delle cose abbastanza sperimentali, però ancora un po' con quell'approccio da acerbo da ragazzini, certo, che insomma cazzeggiano. Quello che ci sta, che ci sta. E oggi invece all'età di... Oggi all'età di purtroppo 26 anni. Sono 26 anni. 26 anni. Ci rincontriamo musicalmente e nasce questo progetto con tutte queste influenze. Però è anche vero che tu già dai 18 hai iniziato a fare, sì, delle tue produzioni abbastanza estreme, sperimentali anche lì. Vabbè, no. Dal post rock comunque ci si arriva facilmente all'elettronica. Solitamente senso... quando si passa dalla musica suonata alla musica suonata in maniera digitale, diciamo che c'è sempre questo step, questo passaggio dalla sperimentazione, no? Quindi sì, si, sì, scopre questo mondo, quindi si creano delle robe assurde. E di conseguenza quello che ha fatto Pasquale, sì, poi Pale, Pale. Però anche Pale è bello. Pale era abbastanza Pale. Era figo. Pale è figo. Mi piace. Pale, diciamo che è proprio perfetto per quello che comunque poi è stato l'incontro con, sì, il, sì, creare appunto il vostro progetto. Eco Sounder. Sì. È il vostro album uscito? Sì, è il nostro album. È uscito a settembre del 2015. Sì, per l'etichetta Edison Box, che è un'etichetta di, credo, Torino-Grosseto, non siamo mai stati, okay, lì. Torino-Cuneo. Torino-Cuneo, sì. Non Grosseto, Torino-Cuneo. Allora facciamo così, ragazzi. Io farei ascoltare un po' di musica, okay, e poi dell'album ne parliamo dopo. Okay. Intanto noi l'abbiamo lanciato. Eco Sound, etichetta Torino. Ci vediamo dopo in trasmissione. Noi siamo qua. Noi siamo qua. E noi facciamo qua anche ascoltare quello che è il vostro prodotto. A dopo.
si ritorna in studio, il salotto di Electric Lorem, Radio Città del Capo. Santiago ed Erika. Santiago ed Erika, Kid Noise. Ospiti questa sera con il nostro loro live che sta andando sottofondo, che poi è tra l'altro l'album che voi avete fatto uscire, che stavamo appunto parlando prima. Vi ho interrotto sull'etichetta, quindi volete continuare a descrivere un po' il lavoro, tutto quello che è? Sì, Pale, ti va di dire qualcosa magari su... Sì, dopo appunto l'EP d'esordio che ha lanciato il progetto, dopo un anno abbiamo dato vita a quest'album, che è stato un lavoro di limatura per noi, perché siamo abituati a metterci tantissima roba nelle tracce, quindi è stato anche un po' un lavoro che abbiamo fatto su noi stessi, appunto. E siccome lui aveva tanti riferimenti letterari, abbiamo cercato di metterci un po' queste sonorità riverberate, questi synth pad molto lunghi, appunto per assecondare anche la chiave narrativa dell'album, perché l'album nasce come un concept, con questo concept che è la chiave narrativa. Sì, diciamo che il concept è una parte imprescindibile del lavoro. Cioè, sì, abbiamo curato abbastanza attentamente l'aspetto musicale e di arrangiamento, però anche tutto l'aspetto, insomma, narrativo che c'è dietro, questa sovrapposizione continua di piani narrativi e piani sonori, ricreati anche da questi effetti riverberati, da questi delay molto prolungati, appunto si fondono in questo concept che cerca di raccontare appunto una traversata che noi abbiamo immaginato essere transoceanica, riferendoci anche a questi vari, insomma, racconti e scrittori che ci hanno sicuramente ispirato in questo, nella costruzione, in questo appunto compito, dell'album. Infatti ciascun brano poi è ripreso da un racconto specifico, certo, in cui noi ci abbandoniamo, ecco, è come se raccontassimo parte di noi stessi all'interno di quella vicenda, poi appunto che, insomma, che discende dal racconto stesso. Certo, infatti da quello che ho ascoltato, da quello che comunque in questo momento stiamo ascoltando, è quasi un percorso onirico, no? Sì, sognante, sì. E cangiante, appunto per quello che comunque è la costruzione di quello, sì, che voi avete fatto, del lavoro che avete fatto, sì, appunto sull'album stesso. E quindi di conseguenza mi verrebbe da dire veramente un bel lavoro. La mia curiosità in questo momento è quella di chiedere di chi è la voce. Canto io. Ah, canti tu? Sì, complimenti. Sì. Però vabbè, abbastanza diciamola tutta effettata, riverberata, per cui mia capacità, però anche i mezzi tecnologici, sì, fanno anche, insomma, certo, senza però nascondersi dietro questo, no? Certo, certo, anche. Ovviamente nella produzione di musica elettronica si hanno tutte queste poi sfumature, sì, da poter utilizzare, che semplificano appunto il compito di, sì, poter migliorare quello che è comunque il prodotto stesso. Sì, assolutamente. E ben venga tutto questo, perché certo, sennò sarebbe un casino. Sarebbe un casino. E poi la cosa bella è che non è una voce fuori dal mix, ma è dentro il mix, cioè è quasi come se, sì, fosse uno strumento in più. Non vuole essere un arrangiamento pop, una voce pop, anche se magari in alcune frasi, in alcuni passaggi è molto orecchiabile. Io pensavo il contrario, sinceramente. Io pensavo fosse... Poi, ma comunque in fase di mixaggio le cose sono un po' cambiate, certo, perché insomma siamo anche rapportati a Lapo, il nostro caro Lapo, che noi definiamo il Lapo, secondo Lapo più famoso d'Italia, che è Lapo della Numa Crew. Non so se avete, okay, conoscete la Numa Crew, Drum and Bass, sì, Firenze, sì, 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 come no. Ok. E lui, insomma, ci ha aiutato anche a fare delle scelte artistiche, stilistiche, sì, su, insomma, su questi passaggi, sulla voce, magari in alcuni brani farla uscire un po' di più, metterla in risalto, in altri brani tenerla un po' sottotono volutamente. Quindi confonderla col mix, utilizzarla a volte come accompagnamento, esatto, a volte come, esatto, tema centrale, sì, comunque, sì, credo che sia una, sì, anche perché comunque il cantato non è valida, un cantato, un arrangiamento, anche una scrittura, ecco, convenzionale di una canzone pop o, insomma, rock, certo, sono frasi talvolta buttate lì, insomma, anche in modo abbastanza ermetico, mm-hmm, per cui anche per forza di cose doveva rimanere un po' nel mix la voce, non poteva uscire troppo perché non sosteneva tutta la struttura della canzone, no? Okay. A livello poi tecnico, okay, pratico. Su quello che voi cantate appunto nelle vostre tracce c'è una logica, sono frasi buttate lì così? Ecco, non sono frasi buttate lì così, sono riscritture. Ok. Cioè, quindi noi
partendo appunto da questi racconti di cui abbiamo parlato prima. Ciascuna canzone parte da un racconto, come se ci fossimo immedesimati nel racconto. Esatto. Quindi parte di noi stessi, entra in quel racconto e rivisita un po' tutta l'atmosfera e l'immaginario. Ok. Per cui molte di quelle immagini, più che parole, perché insomma, essendo comunque cantati abbastanza ridotti, forniamo più immagini che storie. Per okay. cui non raccontiamo storie, ma diamo come se fossero delle diapositive, quello, certo. esatto, che insomma si rifanno appunto a questi racconti. La vostra performance live, performance, io sbaglio sempre gli accenti, rispecchia quello che comunque è il vostro album, ovviamente, quindi tutto il percorso che voi avete fatto nell'album, certo, la sì. trasmettete in quello che è il vostro live, quindi direi che comunque è un tutto tondo su quello che comunque è tutto il vostro lavoro, quindi si racchiude perfettamente in quello sì. che comunque è il vostro progetto. Sì. Una domanda che vi faccio è questa: potete lasciarmi link per chi ci ascolta, le vostre pagine, certo. andare a spulciare quello che è il vostro comunque materiale, allora, e poi lasciamo. Abbiamo la classica pagina Facebook fan Kedu Noise, cioè. Ok. Poi c'è il SoundCloud. Uguale. Kedu Noise. Ok. È il sito internet www.kedunoise.com. Basta, poi da lì si arriva ai vari link, canali, abbiamo YouTube, tutti i vari riferimenti per l'album, per l'acquisto online, insomma, per free download, cioè, free varie download. Recensioni da leggere, perché io comunque ho visto sì. un po' su Google che Kedu Noise porta comunque a diversi sì, canali, sì, quindi sì. siete abbastanza attivi in rete, quindi è anche certo. semplice raggiungere quelle che sono le vostre pagine, articoli e sì. sito internet. Scritto Kedu Noise. Lasciamo andare un po' il vostro set, così chi ci ascolta si gusta anche quello che è il vostro prodotto, e poi ritorniamo in studio e continuiamo con le chiacchiere. Ok, a dopo. A dopo. Looking to your eyes another day.
Ritorniamo in studio, il salotto di Electric Lorem, sempre i Kedu Noise, e parte il loro album che hanno portato questa sera in trasmissione, Echo Thunder. Una domanda che vi volevo fare era appunto questa: come lavorate, che attrezzature utilizzate, come si sviluppa il vostro live, come appunto avete lavorato su quest'album? Sì, dunque... abbiamo un home studio, diciamo così, un po' sgarrupato, non abbiamo a disposizione troppa strumentazione hardware fisica, per cui lavoriamo soprattutto con plugin, virtual instrument, soliti, insomma, i soliti che circolano sul mercato, ecco. Non siamo dei puristi o dei feticisti dell'apparecchiatura della macchina giusta, ci piacerebbe, però ecco, è passata un po' in secondo piano nel nostro lavoro, appunto perché ci siamo concentrati, come abbiamo già detto, un po' più sul concept e su, certo, sull'elaborare un prodotto un po' più ampio, ecco. E poi comunque ci teniamo molto allo strumento, che ne so, all'uso, utilizzo di chitarra. Sì, basso, appunto, perché la chitarra, live, il basso, comunque molti brani sono suonati live, anche dal vivo suoniamo live chitarra e basso, ci interscambiamo molto spesso i ruoli. Poi abbiamo un microkorg, ecco, insomma, un microkorg, una drum machine, una... E diciamo che il vostro prodotto è più strumentale, accompagnato da quello che comunque è l'aiuto della musica elettronica. Sì. Venendo appunto da un progetto prima di questo che comunque era suonato, no? Sì, esatto. Quindi direi che comunque il vostro concept è proprio questo, no? Sì, ma è anche un po' una necessità. Se noi, certo, avessimo a disposizione degli strumentisti che potessero eseguire tutto questo, da, insomma... sarebbe fantastico, su, no? Cioè, no, però un po' un paradosso, suonati... sì, esatto, anche un po' una scarsità di mezzi che ci porta a barcamenarci con quello che abbiamo, a cercare di tirar fuori il meglio possibile da quel poco che abbiamo, insomma, un po' quello. Poi in fase di mixaggio comunque siamo andati in studio, come dicevamo prima, da Lapo a Firenze, che ci ha aiutato un po' a capire i meccanismi di post produzione. Certo. Ecco, forse questo è un altro aspetto, la fase del mixaggio noi l'abbiamo lasciata, insomma, l'abbiamo fatta con un'altra persona, anche perché non avendo troppe conoscenze tecniche su, insomma, su tutto il mondo della musica elettronica, dalle equalizzazioni alle compressioni, a, insomma, tutto quell'universo sconfinato che non conosciamo molto bene, per cui noi siamo nati come musicisti e abbiamo un po' magari questo limite,
siamo ancora ancorati a quel... Alla fine può essere anche una cosa che funziona abbastanza bene, nel senso che comunque ognuno ha il suo lavoro, voi suonate, certo, c'è certo. chi si occupa del sì. mixaggio. Però molti giustamente dicono che non è possibile scindere le due fasi, quindi la produzione e il mixaggio, cioè nel certo. senso già immaginare come incastrare quel suono certo. in modo perfetto all'interno della traccia. Certo. Per cui magari lavoreremo un po' più su quello in futuro. Ma io direi da quello che comunque ascolto, non lo so, Erika, confermami la cosa, è che comunque sicuramente ci sarà stato un lavoro di mixaggio e mixdown e tutto quello che comunque è stato il processo successivo alla costruzione dell'album, però in realtà sarà stata casuale la cosa, però direi che le due cose si sono unite. Sì, assolutamente, in modo molto fluido e... Sì, quindi direi che magari questa cosa ce l'avete voi innata dentro non lo possiamo sapete, anche no? metterla così, sì, sì. Mettiamola così, fa figo, dai. Il risultato, insomma, quello che si sente, penso sia una buona produzione, sì, no? in generale, quindi... Il risultato di questi due mondi che si sono incontrati penso abbia dato dei frutti molto interessanti. Sì, sì, assolutamente. Che cosa volevo dire? Progetti passati, io so che voi avete suonato, state facendo un bel po' di roba qui a Bologna, state suonando spesso. Progetti futuri, avete qualcosa in testa, in mente? Progetti futuri, appunto quello di inserirci una batteria suonata dal vivo, una batteria acustica all'interno del set e magari provare a renderlo ancora di più acustico come appunto come set e come arrangiamento dal vivo. E... Date per ora parte di J-set sparsi quella niente di forse è il mid-sound, no? Mid-sound forse prossimamente, me lo dicevate che ci sarà prossimamente verso quindi... fine aprile crediamo verso ancora non aprile, è sì. definita la data però perfetto insomma, sarà una bella occasione per vedere anche con la batteria dal vivo che succede, anche perché i live sono sempre più interessanti, no? Quando comunque c'è lo strumento magari anche portato sì, lì, tutta l'effettistica è interessante, sì, no? Chiaramente sì. Si sente molto anche la differenza. Sì. Allora io farei ascoltare gli ultimi due minuti della vostra traccia e poi magari riapriamo i microfoni per i saluti, perché ovviamente sì, il tempo scorre e non ci si rende conto di quello che accade a volte, perché diventano talmente piacevoli le conversazioni che poi va. Quindi facciamo ascoltare gli ultimi minuti della traccia e poi facciamo i saluti. A dopo. A dopo.
Ritorniamo, è finito il salotto di Electric Lore. Che peccato, ragazzi, non ce la vogliamo andare. Noi vi ringraziamo di essere stati in studio con noi questa sera. Grazie a voi. Grazie a voi. Siamo stati felicissimi appunto di avervi ospitato qui, di aver ascoltato il vostro prodotto. Che dire, tutto quello che comunque sarà il vostro progetto, tutto quello che saranno i vostri link, tutto quello che comunque riguarderà appunto l'album e quello che ci siamo detti in trasmissione uscirà sui nostri canali, il podcast anche uscirà sui nostri canali, quindi noi spammeremo a sufficienza da far arrivare appunto quello che comunque è il vostro prodotto. Che dire più, Erika? Cercate che... Scusate, ero un po' perso nel tono. Cioè, veramente, se ci fosse stata una camera in studio in questo momento ci sarebbe stato bellissimo. Un punto interrogativo. Si è visto molto. Punto interrogativo. No, io volevo solo ripetere come si scrive il vostro nome, perché immagino che possa essere complicato, anche per me non capivo la provenienza, quindi Quai Du Noise. Andiamo anche sulla pronuncia, così ci risparmi un po' di imbarazzo. No, no, che pronuncia? Quai Du Noise. Alla vecchia. Quai Du Noise. Cercate di Google. Abbiamo sentito di tutti i colori, bellissimo. E così potete trovare veramente ogni pagina. Quai Du Noise. I ragazzi spaccano, cercateli perché fanno la loro porca figura e sono qualitativamente parlando avanti. Niente, noi ci vediamo giovedì prossimo con un altro ospite in studio. Ci ascoltiamo per chiudere la trasmissione il remix dell'album uscito appunto oggi per la Beat Machine, Wild Obsession di DJ Mad. A giovedì prossimo. Ciao, ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Baby say fi murder them and dig them graver. Roses and candle fi the one them we braver. If the nanny na pick up shampoo then shaver. Put it on a table and serve it in a plate. Little boy them see me and them start fi freighter. Them try fi this the rascal coward one ton greater. Inna the dark them hide cause them living in a shader. Shaking like my phone like my put vibrator. Watch them migrator from the front door gator. Them can't come on my yard cause it full of alligator. All them are the bait when them should appreciate her. But my minarate cause me have more kick fi baker. Comes the music. Electric Lion.